bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, oggi parliamo davvero di un grandissimo passo che Epic Games con il suo Fortnite ha compiuto quasi in silenzio ieri 18 luglio ragazzi. C'è veramente un grandissimo hype per quello che riguarda ovviamente l'uscita di Fortnite su tutti i nostri dispositivi Android ragazzi. Come sappiamo stiamo aspettando oramai da mesi e mesi, pure io sono mesi e mesi che faccio video per tenervi sempre sulla cresta dell'onda per quanto riguarda le news su Android, ma purtroppo, sebbene ci siamo visti sorpassare da quelli di Nintendo che hanno richiesto una versione di Fortnite per Switch e che gli è stata data nel giro di un mesetto, beh ragazzi, ieri è uscito per la prima volta Fortnite su un dispositivo che si basa su Android. Non è una bufala, è una mozzarella. No, non è una bufala, ragazzi. Voglio farvi vedere quanti di voi conoscono Zingadil, questo oggetto qui. All'inizio mi sembrava l'Xbox, No, ragazzi, questa non è l'Xbox. Questa, ragazzi, è una console che si chiama Nvidia Shield TV, ragazzi. È un dispositivo multimediale che funziona a 360 gradi e che è ovviamente made by Nvidia, quelli che fanno in poche parole le schede grafiche tra le migliori per i nostri PC. Dovete sapere ragazzi che questa meravigliosa console, come già vi dicevo, è basata completamente sopra il sistema operativo di Google, quindi ha su montato Android. E ieri intorno credo alle 11 del mattino, mezzogiorno se non ricordo male, è stata ufficialmente rilasciata una versione di Fortnite assolutamente uguale a quella che siamo abituati noi a vedere, che però è possibile giocare su questa meravigliosa console ragazzi. Questo ci fa davvero pensare, ci fa veramente essere ottimisti per quello che riguarda un prossimo futuro per Android che non debba essere davvero così lontano. A parer mio hanno rilasciato Fortnite su Android per questa console in modo che magari l'utenza non è proprio così grande come quella da PC, quella da console, quella da Nintendo Switch, per dire, che è sempre una console, però era meglio sostenerla in una maniera diversa. Quindi probabilmente faranno delle prove per gli utenti che utilizzano la TV Shield e potremo vedere anche loro, potranno vedere come si comporterà, quanto sarà stabile, se ci saranno delle falle nel sistema che possono essere tappate per pochi utenti, che potrebbero invece risultare molto più pericolose qualora fosse rilasciato su tutti i dispositivi che si basano su Android. Vi ricordo che l'85% della popolazione mondiale ha un telefono con dentro Android come sistema operativo, quindi capisci a me, se rilasciano Fortnite, che è al momento la punta di diamante della videoludica mondiale, me lo rilasciano su un dispositivo che potrebbe avere un buco nel sistema, mi si infratta dentro un hacker con prepotenza, mi frega i dati, può veramente succedere il finimondo. Quindi ragazzi, continuate ad essere assolutamente ottimisti per quello che riguarda Android. Dovete davvero pazientare ancora un pochino raga, ci siamo, ci sono, manca davvero poco e poi tutti potremo goderci finalmente su tutti i dispositivi il nostro bene amato Fortnite.
Ma non è finita qua, ragazzi. Ma non è finita qua, perché sebbene le ultime news voi le abbiate appena scoperte, ce ne sono altre interessantissime e relative alla settimana 2 di Fortnite. Vi ricordo che oggi alle ore 10 ci sarà il downtime dei server, che è molto particolare, perché due settimane fa, quando erano uscite le sfide della settimana 10 della season 4, non c'è stato il downtime dei server, e neanche tre settimane fa con la season 9. Quindi tu aggiornavi semplicemente il gioco, lo chiudevi e lo riavviavi. Avevamo disponibili le sfide della week. Questa settimana invece viene preannunciato un downtime dei server, quindi dalle 10 andranno giù, credo non per tantissimo, e credo che servirà per inserire la nuova modalità a tempo limitato, la Limit Showdown, che avevamo visto qualche giorno fa in soldoni, in due parole, una modalità che prevede e che sviluppa la strategia tattica di gioco piuttosto che le costruzioni. In poche parole, pochissimi materiali, molta meno vita sembrerebbe i personaggi, molte meno munizioni e armi trovabili in mappa. Quindi mi raccomando, diceva la descrizione, adesso mi viene in mente a memoria, struttura bene le poche costruzioni che hai a disposizione e gioca di strategia per guadagnare la prima posizione. Andremo a vederlo ovviamente poi insieme in live, nella live speciale di oggi, che vedrà anche tutte le sfide. Cercheremo di compierle insieme a voi e di portarcele a casa. Ma se lo volete sapere, ragazzi, abbiamo, prima di salutarci, già tutte le sfide, così vi preparate un pochettino. La prima, 10 stelline esclusiva per i possessori del pass battaglia classica. Cerca tra un'oasi, un arco di pietra e dei dinosauri. Questa è relativa ovviamente alla stellina segreta. Se i dinosauri, sappiamo, sono a Palmetto, probabilmente ci organizzeremo più tardi e registreremo anche la stellina. Arreca danni agli avversari utilizzando i fucili di assalto, d'assalto, per un totale di 1000 danni. 5 stelline per questa. Cerca da circa 7 scatole di munizioni in una singola partita. Anche questa, ragazzi, è un'altra missione esclusiva per i possessori del Battle Pass. 5 stelline anche per questo, ragazzi. Mi raccomando, ci sono, di solito quando si fa questa missione ci si butta a spiagge snob, che è pieno di casse di munizioni, te la risolvi via facile. Arricano, l'abbiamo già detto, intanto passa il mio pop-up. Elimina gli avversari utilizzando i fucili da cecchino. Anche questa, ragazzi, è esclusiva per il Battle Pass. Sembrerebbe 2 o 3 gli avversari da eliminare. 10 stelline per noi. Elimina gli avversari nella zona del palmetto paradisiaco. Quindi, ragazzi, qua invece ci sarà già un po' più da ridere, anche se in realtà il palmetto è abbastanza larga come city, quindi ci si può star dentro meglio. 3 kill da fare come sempre, una missione gratis per tutti, dovrebbe darci 10 stelline. Arriva una delle missioni speciali, ragazzi, fai canestro in varie location differenti, quindi 5 sono i canestri da fare sparsi per la mappa. Mi raccomando, fateci vedere quanto siete bravi a fare i cestisti. Come chiusura, ragazzi, cerca i forzieri nascosti a sponde del saccheggio. Questo non lo capisco neanche io. Quali sono i forzieri nascosti? Sarà cerca 7 forzieri a sponde del saccheggio, detto semplicemente in italiano. Anche questa era l'ultima missione esclusiva del Battle Pass. Beh, ragazzi, io spero di avervi un pochettino soddisfatto, soprattutto con le news per Fortnite su Android, in modo che siate davvero più felici di saperne qualcosa. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel like se vi è piaciuto e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo presto. Ciao!